Grazie Eccellenza e buongiorno. Il Fondo Monetario nella sua relazione di gennaio non ci ha detto nulla che purtroppo non conoscessimo già. Un sistema bancario debole, politiche economiche, prospettive di crescita minime e un sistema economico instabile. Questioni spinose che sono lì da anni, peggiorate nel tempo, affrontate a volte bene, a volte in maniera più, diciamo così, maldestra, in ogni caso che come Paese ci sono costate in termini economici, ma comunque quei problemi sono ancora lì. Poi arriva il Covid, sconvolge le nostre vite, il nostro Paese, il mondo intero. Ferma tutto, mettiamo in pausa da 2 mesi ogni aspetto della nostra vita. C'è chi lo paragona ad una guerra, è un paragone che a parte sanitario, in prima linea, per così dire in trincea, ho sempre accettato molto poco. Non abbiamo bombe sulla testa, non siamo soldati, non siamo bersaglio di cecchini quando mettiamo piede fuori casa. Abbiamo un nemico invisibile e subdolo dal quale difenderci, questo sì. Ma vivere in uno stato in guerra è ben altra cosa. Un accostamento con la guerra però possiamo farlo. Le macerie economiche che questa pandemia lascerà richiederanno provvedimenti e misure simili a quelle attuate dai paesi in periodi post-bellici. Se poi ci mettiamo il conseguente declassamento di Fitch, effettivamente, economicamente parlando, abbiamo decisamente bisogno di un elmetto. Il Covid ha segnato indubbiamente un solco, ha cambiato le priorità sulle quali intervenire e ha fatto emergere nuove esigenze. I problemi del sistema bancario che ci hanno accompagnato fino ad oggi ci accompagneranno anche domani, continueranno di certo ad esserci. Perché ora, come Stato, dobbiamo concentrare le nostre forze e risorse a sostegno dell'economia reale, di quelle aziende che comunque con sacrificio e fatica hanno sempre sostenuto il nostro sistema paese e lo facevano già prima con fatica, perché non stavamo di certo vivendo un boom economico, anzi. Per tornare al concetto di economia post-bellica, non è certo tramite maggiori tasse e austerity che i paesi si sono poi ripresi dopo appunto le guerre, i danni economici delle guerre. Al contrario, è grazie agli investimenti pubblici e emissioni di liquidità che le varie economie hanno avuto il giusto carburante per ripartire. Per problemi complicati non può esistere un'unica soluzione, ma anzi più soluzioni complementari tra loro, che si sostengano, la cui applicabilità e realizzazione hanno diversi orizzonti temporali. Si è parlato anche ieri delle azioni messe in campo dalla segreteria alle finanze, dal reperire i fondi, dal primo decreto con aiuti economici alle opzioni di debito estero. Sono anche convinta che in periodi straordinari vadano necessariamente messe in campo soluzioni straordinarie. Quindi accolgo con favore la decisione del segretario Gatti di percorrere la strada dei crediti di compensazione fiscale, un'ipotesi già condivisa in maggioranza e sulla quale stiamo lavorando da oltre un mese. Questo per dimostrare che si è lavorato anche in isolamento e che l'economia è sempre stata una priorità, oltre all'emergenza sanitaria. È giusto cercare aiuti fuori territorio, è importante cercare le collaborazioni internazionali, ma magari possono avere delle tempistiche più lunghe. Noi abbiamo urgenza oggi, quindi oggi è giusto che cominciamo ad aiutarci un po' da soli, sfruttando ad esempio delle politiche fiscali mirate, sulle quali ricordo che abbiamo piena indipendenza e sovranità. Grazie infatti a soluzioni come i crediti di compensazione fiscale potremmo dare immediata liquidità al sistema, sostenere i consumi interni, sostenere i nostri imprenditori,
e i settori più colpiti. Applicare politiche sociali importanti e veramente tendere la mano nel concreto ai cittadini che più hanno bisogno. Ieri qualcuno ha parlato di finanziamenti a fondo perduto alle aziende. Concordo? Chi non concorderebbe? Capiamo tutti che per un'azienda indebitarsi enormemente solo per stare a galla è solamente una morte annunciata, se il mercato intorno non riparte. Bene, grazie ad un attento utilizzo dei certificati fiscali potremmo non solo dare la benzina necessaria a far ripartire il mercato e tutto il sistema economico, ma in una seconda fase ipotizzare anche il fondo perduto. Direi che queste sono già di per sé ottime ragioni per provare a sviluppare ulteriormente questo progetto e approfondire questa possibilità. Credo che ogni problema può diventare un'opportunità, ma ci vuole coraggio. Coraggio di intraprendere quelle strade che finora non sono state percorse. Concludo solo dicendo che prima del Covid abbiamo abbondantemente foraggiato il sistema bancario. Direi che oggi dobbiamo abbondantemente dare dignità e capacità di spesa ai nostri cittadini. Grazie.